Ciao a tutti, sono Sabrina Natali e faccio parte del gruppo Mauro Rostagno di Modena dal 2014. È stata Sara Donatelli, una ragazza nata nel 1992, ad aprirmi gli occhi su ciò che stava emergendo intorno alle stragi, fatti di cui ero assolutamente all'oscuro. Quel primo incontro e quello successivo con Salvatore Borsellino mi hanno totalmente svegliata. Leggendo il libro di Salvatore Agnese, poi, Paolo Borsellino mi è diventato caro come se avessi davvero potuto conoscerlo. Ho iniziato a fare ricerche per recuperare il tanto tempo perduto, scoprendo così che anche nella mia regione, in Emilia-Romagna, da decenni stavamo vivendo un lento ma inesorabile radicamento delle cosche mafiose. Pochi mesi dopo la mia entrata nel gruppo è scoppiata l'Operazione Emilia, entrata nella storia come, per il momento almeno, il più grande processo 'ndrangheta in Italia e sicuramente il più grande in regione. Per non parlare poi di Bresciallo, il primo comune sciolto per mafia in regione, che però non avrebbe dovuto essere l'unico. Ho aperto la pagina Facebook Processo Emilia, dove in attesa dell'inizio del processo pubblicavamo la rassegna stampa, per tentare di mantenerci e mantenere aggiornati i cittadini. Fin da subito è stato evidente che questa pagina era attenzionata da contatti molto vicini agli indagati. Con Sara abbiamo iniziato ad organizzare molti incontri a Modena e in provincia, ma anche a Brescello, sia prima che dopo lo scioglimento per mafia. Nel 2016 si è aperto il rito ordinario per 149 imputati. Essere presente in quell'aula mi ha sicuramente cambiato. Sara si occupava di trascrivere, io correggevo i refusi e impaginavo le trascrizioni. Qualche mese dopo l'inizio del processo le nostre strade si sono separate e dopo pochi giorni di riflessione ho deciso comunque di proseguire da sola, anche se non è stato facile. Ho iniziato a utilizzare le mie ferie ogni volta che potevo per essere presente alle udienze, per trascrivere e pubblicare in presa diretta su Facebook ciò che stava accadendo in aula. Ho realizzato il sito www.processoemilia.com dove potrete leggere il materiale che sto raccogliendo. 195 udienze con una cadenza di 2 volte alla settimana, con una media di 8-9 ore al giorno per arrivare alla condanna di primo grado il 31 ottobre 2018. Ma sicuramente non è finita qui, poiché si contano parecchi processi satelliti scaturiti da Processo Emilia. Fra questi c'è Emilia 92 che sto seguendo in quest'ultimo anno. Tutto questo mi ha permesso non solo di dare il mio contributo nel tentare di mantenere alta l'attenzione, ma anche di poter raccontare nelle scuole ciò che è avvenuto e sta avvenendo. Grazie all'incontro con tanti ragazzi e tanti bambini sto trovando dentro di me una grande forza, a non cedere mai. Non nego che siano stati e sono momenti particolarmente difficili, ma ogni volta che leggo nella nostra chat delle agende rosse mi rendo conto che non sono l'unica matta. Ogni volta che ascolto le parole accorate di Salvatore, ogni volta che guardo negli occhi i bambini e i ragazzi che ho l'onore di incontrare nelle scuole, tutto questo mi dà la forza di non cedere alla stanchezza. Vorrei ringraziare in particolar modo Marga e Betta che mi hanno sostenuto e mi sostengono nei momenti più difficili. Io non so se tutto questo mi ho da fare servirà veramente a qualcosa. Ma come dice José Mujica, gli unici sconfitti a questo mondo sono quelli che smettono di lottare e di sognare. E io sto sognando così fortemente che mi sembra già di sentirlo, quel fresco profumo di libertà. Quindi, teniamo botta. Un abbraccio a tutti voi.